Amici appassionati di wrestling, amici di Dmax.it, benvenuti ad un nuovo appuntamento con A Bordo Ring, la nostra video rubrica settimanale. WrestleMania 39 è stata consegnata agli archivi con i suoi vinti e con i suoi vincitori, ma qui continuiamo a celebrare i grandi protagonisti dello showcase degli immortali. E chi se non The Undertaker rappresenta WrestleMania nella maniera migliore? Beh, lui ha preso parte a ben 27 edizioni di questa kermesse, riportando 25 vittorie e soltanto 2 sconfitte. La sua prima partecipazione è avvenuta a WrestleMania 7 nel 1991, quando sconfisse Superfly Jimmy Snuka, e da lì è partita una striscia, un qualcosa che è diventato iconico, The Streak. È una striscia vincente che è terminata soltanto nel 2014, nella 30ª edizione di WrestleMania, quando Brock Lesnar pose fine appunto all'imbattibilità dell'Undertaker a WrestleMania, lasciando praticamente tutti di stucco. La seconda sconfitta dell'Undertaker è avvenuta invece nel 2017, sì, WrestleMania 33, quando venne sconfitto da Roman Reigns. Che dire, sono talmente tanti i ricordi che The Undertaker ci ha lasciato nel corso della sua carriera, che io scegliere un match, una sua apparizione a WrestleMania sopra le altre, io faccio fatica. Per questo chiedo a voi aiuto, e quindi ditemi, scrivetemi qui sotto qual è stata secondo voi l'apparizione di WrestleMania dell'Undertaker vi è piaciuta di più.